È stato riaperto ieri alle ore 16 l'ex stir di Battipaglia. Le operazioni di conferimento dell'immondizia sono riprese dopo l'incendio che ha interessato l'impianto nella mattinata di martedì. Una buona notizia per i comuni del Salernitano, che non cancella però le tante problematiche che riguardano la questione rifiuti. A fare il punto della situazione Giovanni Coscia, presidente dell'ATO Salerno, ente che sostituirà i consorzi di bacino nella gestione del ciclo rifiuti. Diciamo che non c'è crisi, se vogliamo definire questo momento, nel senso che come ogni anno in questo periodo, dove ci sono nella nostra provincia dei flussi turistici, diciamo, più accentuati, è chiaro che la problematica dello smaltimento dei rifiuti e quindi le altre procedure relative al conferimento diventano, insomma, un po' più complesse, e quindi, premesso che i siti per il conferimento, nonché tutte le attività conseguenti, diventano comunque più intense, c'è un momento di lavoro ulteriore, e quindi l'attività, anche per prevenire possibilità di emergenze o disfunzioni, diventa, insomma, più impellente e più costante.